Sindaco, la data di Santa Barbara oggi viene rispettata anche nei cantieri del raddoppio della 640. Allora, questo è il secondo anno che noi siamo presenti come amministrazione comunale, ma vedo che ci sono altre amministrazioni comunali presenti in questa grande opera, perché forse è una delle più importanti opere a livello regionale che si stanno concretizzando nell'ambito delle opere stradali. Ciò significa che anche lo Stato tiene molto alta l'interesse per la Regione Sicilia, ma nonché anche per il nostro territorio, perché questa grande opera darà delle risposte importantissime a tutta la comunità della provincia di Agrigento, ma credo alla comunità di Canicattì a livello di commercializzazione dell'uva, perché noi abbiamo, oltre l'uva, grande commercio itinerante, può portare sicuramente benefici affinché questa grande opera possa essere completata nel più breve tempo possibile. Come l'anno scorso abbiamo ritenuto opportuno omaggiare tutte le maestranze che sono impegnate nella realizzazione della nuova 640 con questa festa che appunto vuole rappresentare un po' un momento di aggregazione per dare un po' a tutti il senso di unitarietà nella realizzazione di quest'opera. Insomma, il modello operativo che usiamo, quello del contraente generale, tende a essere un po' disaggregante perché ci sono tante imprese diverse che operano nello stesso contesto. Occasioni come queste vogliono ricordare un po' a tutti che fondamentalmente siamo tutti un unico gruppo, che stiamo creando una nuova strada dritta per il bene di questa provincia. Insomma. Che rapporti si sono instaurati tra tecnici e operai? Beh, ritengo che si siano instaurati degli ottimi rapporti, anche perché diciamo c'è una grossa presenza, una forte presenza di impiegati, impiegatizia su questo lotto, per cui gli operai ritengo che siano adeguatamente seguiti. E è un po' il frutto dell'evoluzione del modo di fare gli appalti pubblici, che ovviamente nel tentativo sempre più importante di garantire la sicurezza dei lavoratori tende a mettere più tecnici che, oltre a creare un'organizzazione migliore, comunque controllano che poi tutte le regole vengano rispettate. Tempi prevedete per la cerimonia più importante dell'apertura di questo tratto? Beh, riteniamo la fine del prossimo anno con tranquillità.